Le stanze al piano superiore, con il bagno del principe, lo studio ed il boudoir della principessa, sono l'elemento di novità, ma l'intero complesso del museo, intitolato a Diego Aragona Pignatelli Cortés, dopo un intervento di restauro che ha interessato la villa ed il parco dalla scorsa primavera, sono riapparsi questa mattina in tutto il loro splendore. La villa è uno dei pochi esempi di casa museo a Napoli, modello dell'architettura neoclassica napoletana, concepito ed arredato con magniloquenza e stili diversi, dal neorinascimentale al greco antico, dal neopalladiano al neopompeiano, fino ad una riscrittura originale del monumentale colonnato neodorico. Fu Ferdinando Acton, figlio di Sir John, a commissionare l'opera a Pietro Valente nel 1826 come residenza di fronte alla Villa Reale. Oltre agli elementi e agli arredi, dal pavimento in cotto dipinto dai parati in cuoio, è stato recuperato uno spirito che accomuna l'intera concezione di un luogo che fu al centro di una rete di rapporti con i regnanti e con l'aristocrazia europea. C'è una sete di Napoli, di cultura mai vista. Questo è uno stimolo per noi andare avanti, per tutti i napoletani che ci stanno credendo. Questo non è solo un belvedere, economia e lavoro, è una grande crescita anche di benessere collettivo della nostra città, e qui oggi ne abbiamo l'ulteriore conferma. Oggi, come ha sottolineato Mariella Utili, direttore del Polo Museale della Campania, il Museo Pignatelli torna ad essere un riferimento centrale per la museografia napoletana, anche per la capacità sempre dimostrata di saper interagire tra collezioni permanenti, come è anche quella delle carrozze, e manifestazioni espositive che coinvolgono anche la musica e la fotografia. Ed è questa anche una realizzazione che si sposa con il più ampio progetto di riqualificazione della Riviera di Chiaia. La stazione sostanzialmente è in fase di definizione, adesso è stato confermato il finanziamento anche nella nuova programmazione europea. Quindi l'obiettivo e la corsa contro il tempo è avere la stazione finita per la primavera prossima. Voglio anche ricordare il progetto dell'intera riqualificazione della Riviera di Chiaia che abbiamo approvato qualche giorno fa in giunta, quindi stiamo a una svolta decisiva su Villa Comunale, Riviera di Chiaia, stazione San Pasquale, che potrebbe essere San Pasquale Pignatelli.